quante emozioni fatte di canzoni. Buonasera, buongiorno, buonasera, buonasera, buongiorno, buonasera. Come stai, Paola? Sei in forma per affrontare il weekend? Certo. Alla grande. Ma io sono in forma anche il lunedì, perché non si vede? Sì, si vede, no. si vede. Ma come? No, io pensavo di non essere inquadrata invece. Ma come? Ma fanno apposta. Non sfugge la nostra regia. No, effettivamente devo ringraziare tutti voi perché siamo sempre di più. Sì. Ringraziare tutti voi per mandarci sempre delle complimenti via mail, su Ricordiamo Facebook, eccetera. Esatto, anche tutti devo gli dire amici. Che è una cosa che le nostre trasmissioni, tra l'altro, vengono ripetute appunto. Il giorno dopo anche su Facebook. Sì. Quindi potete andare su Facebook e ovviamente che però è su YouTube. Quindi tutto, sì. Potete andare e guardare anche tutte quelle. Dedicato. Tutte quelle praticamente da quando abbiamo iniziato questa ultima serie che ormai risale al 1 ottobre dell'anno scorso. Vabbè, grande felicità, grande cose, grande successo, grande soddisfazione, soprattutto grazie ai nostri artisti e anche ovviamente alle edizioni e tutti i grandi, certo. I nostri comici, insomma tutti. E a chi lavora con noi, e a chi lavora con noi 24 ore su 24. O meno, dai, vabbè, comunque, 22. Va bene. Luciano, se io ti dico sì. Di mio amore. Dimmi. Diego, no, dico, tu mi dici Diego Zamboni. Diego Zamboni, te lo dico. Dimmi amore, Diego Zamboni, per voi. Si vede che stai bene in compagnia. Arriva Joselito che ci fa ascoltare Joselito oggi. È tutta una giornata dedicata all'amore, sogno d'amore. Vai, l'amico Joselito, vai. La prendo per mano, la bacio sul cuore, è un sogno bellissimo, è un sogno bellissimo, è un sogno d'amore. E che faccio ogni istante ormai da quel giorno? Thank you.
fresca, carezze sul cuore. La notte mi sveglio, la vedo accanto, più di così non so amarla tanto. Respiro nell'aria, io amo nel sole, la vedo nell'acqua, sulla spiaggia distesa accanto a me. La prendo per mano, la bacio sul cuore, è un sogno bellissimo, è un sogno bellissimo, è un sogno d'amore che faccio ogni istante ormai da quel giorno, perché io l'amo. Per mano la bacio sul cuore, è un sogno bellissimo, è un sogno bellissimo, è un sogno d'amore che faccio ogni istante ormai da quel giorno, perché io l'amo. Intervistiamo l'artista di oggi, allora partiamo con la sigla di Intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista. È qui ragazzi, fa caldo, qui si fa caldo. Sì, ma chi ha abbronzato se lo può permettere. Caldo. Allora, noi stasera, tipo io stasera, Emanuela, ti voglio fare una cosa, una rubrica che facevamo qualche anno fa in una trasmissione che si chiamava appunto Sì o No. Sì, posso dire una cosa? Sì. Allora, con piacerissimo, molto piacere vengo sempre qua, sono felicissima di essere qua con voi. Ma sono sempre preoccupata per le tue domande. No, perché lui è birichino, mi fa di scherzo. Birichino. Allora, questa rubrica tu devi rispondere solo sì o no. Dai, okay. Ma scusa, sì o no? Quindi ci non sto. C'è problema. Io ti dico una cosa e tu dici sì o no. Vabbè, certo, ci sto. Allora, amore. No. Perché no? Ma che Luciano, lei non deve giustificare i suoi sì o no. C'è. Gelosia. Pochissima. Non c'è pochissima. No. No. Fast food. No. No. Ristorante? Sì. Pizzerie? Sì. No, ecco, ni si può anche dire. Allora, musica ni. Lirica? Ni. Liscio? Ni. Jazz? Sì. Sei fedele? Sì. Non ci credo. Sei invidiosa? No, purtroppo sei no. Sei golosa? Sì. Politica, sì o no? No. No. Sei credulone? Lo ero, sì. Lo ero. Sei un tipo organizzato? Ni. Chi mi conosce conferma. Sei puntuale? No. Come tutte le donne. I balli di gruppo ti piacciono? Sì. Hai un cattivo carattere o pensi di avere un cattivo no. carattere? No. Quindi hai un buon carattere? Sì. Sei pignola? Sì. Sei vendicativa? No. Sei un tipo allegro, pensi di essere sì, un tipo allegro? Sì, molto, quindi solare. Non sei triste. Sei romantica? Sì. Credi nell'amore Cucciolona. Eterno? No, nell'amore eterno no. 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 Colpo di fulmine? Ni. Mi. Ni. Mi. Avventure? Sì o no? Attenzione, no. Ecco. No. Viaggi? Si apre. No. No, però sì. Ma come no? Devo ancora iniziare. No, però sì. Mare? Sì. Montagna? Lo adoro. Sì, mi piace anche la montagna. Vivi anche sì. Un po' in collina. Bravo, insomma, sì. Lago? Sì. Feste di piazza? Sì. Sì. Dancing? Sì. Sì, per forza. Inverno? No. Estate? Sì. Sì. Sai ballare? Sì. Bravo.
me la cavo. Brava Manu, grazie. Ma, oltre no, che io... saper ballare, sa anche cantare e suonare molto bene. Manuela anche Rossi. Grazie. Molto bene. E sa anche parlare molto più di quello che avete sentito se vi siete collegati adesso. Complimenti. Adesso invece andiamo ad ascoltare una tua canzone che tra l'altro hai presentato al microfono d'oro l'anno scorso, quando ancora c'era. E si chiama appunto Senza te. È un bel terzinato, ascoltatelo e se avete voglia ballatelo intorno al tavolo che anche vi farà piacere. Manuela Rossi. Sentire nella mente i tuoi pensieri e credere d'averti come ieri, sapere di trovarti solo nelle foto, in quel passato un po' remoto, e quando mi i nostri inviati speciali, chissà dove saranno e soprattutto chissà chi andranno a pescare. Chissà. Io lo so, perché normalmente loro tirano sempre di più al pubblico femminile, al pubblico femminile, ormai lo sa tutto il però mondo. Di turisti, come dire, i turisti in gonna, va? Ecco. Vogliamo. Vabbè, e allora Cristiano Chesi e Mirko Malatesti per voi. Inviati speciali. Siamo collegati ancora da Certaldo in Valdelsa, provincia di Firenze, un posto a caso, ci sono mai stato, è la prima volta che vengo. Abbiamo qua un signore che non so di dove sia, la prima volta lo vedo in vita mia, perché Certaldo, dovete sapere che è frequentata da tanti turisti. Lei è un turista, vero? No. No, non è un turista, bene, ciò da subito, bene, figura su lei. Allora, io le faccio subito delle domande a bruciapelo, va bene? Allora, vediamo se è preparato. Tanto va la gatta al lardo? come? Che ci lascia lo zampino? Che ci lascia lo zampino? No, che gli viene il colesterolo, perché prova a mangiarlo se un po' di lardo, tu vedi la glicemia, via, eh. Allora facciamo l'ultima, attenzione, chi la fa? Non se l'aspetti. No, non se l'aspetti, no, chi la fa si deve lavare, perché poi è un problema. Non la vedo preparato, vabbè, via. Allora Luciano, ti saluto per ora, accertando, mi sa che la gente non è tanto preparata, eh. Alla prossima e siamo sciocchi di nulla. Ciao Luciano. Da domani. Bella Mora, bella Mora, eccola qua la bella Mora. No, io di Moro non ho niente, solo di nero, ma di Moro no. Infatti dovete darvi da fare a scrivere Bella Bionda. Bella Bionda, la faremo con Dino Bucciante nel prossimo album, e siccome abbiamo fatto Cica Innamorata, abbiamo fatto Bella Mora, sicuramente faremo Bella Bionda, bella e poi dopo Bella Rossa, e poi dopo vediamo strada facendo magari che cosa si farà. Intanto Dino Bucciante con questa bella canzone che si chiama Un bel bella ciaccia, Mora. Che si chiama Bella Mora. Vai Dino. Porterò a Santo Domingo, in Thailandia o a Cuba andremo. Io ti farò vedere il mondo, con i miei pensieri anche il firmamento. Ti comprerò la luna e il cielo, tutte le stelle che tu vorrai. La fantasia che nasce dal cuore, vedi non finisce mai. La voglia che mi prende adesso
Ricordi di ritornelli, questa settimana dedicata a tutte le canzoni dedicate alle donne, e la Paola deve fare il quiz. Vedi? A me. Indovinelli di ritornelli, aperta parentesi. Questa è nuova. Okay, aspetta, metto le cuffie. Se io ti dico, negli occhi hanno dei consigli e tanta voglia di avventure, se hanno fatto molti sbagli, sono piene di paura, chi sono? Donne, donne, zucchero, fornaciari. Eh beh, la conosci bene. Cosa ho vinto? Niente. Allora, ma dicevo, come mai conosci bene questa discografia così beh, di zucchero? Beh sì, è un discorso talmente ampio che si parlava di zucchero la settimana scorsa, sì. E appunto Donne è stata scritta 10 anni dopo che io e Zucchero, proprio io ed Elmo Fornaciari, abbiamo scritto una canzone che invece si chiamava Donna. Ed è una di quelle che appunto rimane una di quelle che ti dicevo. Donna, e adesso Donne ne ha conosciute di più, anche lui si vede, sì, le ha poi, donna, insomma. Donna ne ha conosciute di più, capito, e quindi è trottolino amoroso, via, vabbè. Bene, dopo un periodo di pausa nel 1985, Zucchero imprime una svolta al proprio stile, orientandosi verso sonorità più internazionali e realizzando un album insieme alla Randy Jackson Band, dal quale trarrà il fortunato singolo Donne. Il brano è un blues all'italiana, scritto da Zucchero insieme ad Alberto Salerno. Presentato al Festival di Sanremo del 1985, si classifica al penultimo posto, ma ottiene un grande successo di vendita, nonostante venga insieme a Zucchero attaccata dalla critica e ignorata poi dalle giurie. Infatti Zucchero, insomma, non era molto ben visto allora. Ancora oggi Donne è uno dei brani più conosciuti e suonati di Zucchero, un vero classico del suo repertorio, un vero proprio inno al gentil sesso. Nel 1994 il brano viene ricantato anche in spagnolo e nel 1995 il brano ha riacquistato una grande popolarità grazie ad una cover eseguita a cappella dai Neri per Caso. Te li ricordi, Neri, sì, per Caso? Pa. Vabbè. Donne, tu. Noi in oggi cerca. L'ascoltiamo dalla Ketty. Ketty. Dell'orchestra Piva. Vai. Donne, vai. Donne, Ketty. Vai, vai. Andiamo con Amarsi e Vivere, la canzone che dà il titolo al mio ultimo album, e allora ve la facciamo ascoltare, sicuramente un bel successo nell'album dell'anno scorso, stiamo lavorando per farne uno nuovo, però c'è ancora un po' tante cose stiamo da fare. Stiamo lavorando per stiamo voi, lavorando il cartello molto, è quello, veramente. Lavori in corso. E allora andiamo con Amarsi e vivere. Io e Paola. Amarsi e vivere, offrirsi senza chiedere, con la complicità di amarci senza età, non cambieremo mai. L'inizio è come il vento leggero, il tempo una carezza che non basta mai. La vita è una certezza che ci dà indistruttibile.
ci rafforzerà nel mondo solo noi. Innamorarsi e vivere, ogni giorno credere, non solo sopravvivere. Due gocce d'acqua che si uniscono per formare il mare. E se la vita è anche tentazione, non sarà solo un'emozione a darmi di più, di più. E se l'amore vero è il più profondo, non toccherò il fondo per qualcosa che non è meglio di te. E vivere per sempre insieme a te, amarsi senza limite, con la complicità di amarci senza età, non cambieremo mai. Amarsi eternamente, ma non giurarci niente, perché due anime se si parlano al cuore non mentiranno mai. Amarsi e vivere, amarsi e vivere. Ciao a ciao, tutti, andate a ballare, ormai il weekend è partito, quindi divertiamoci tutti insieme, andate a ballare perché ci sono i locali che stanno preparando delle belle serate per voi, le orchestre che si organizzano con dei bei repertori proprio per farvi passare insieme sempre delle serate straordinarie. Sì. Andate a ballare perché ballando, ballando si vive meglio. Ciao! Ciao. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.